Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere 4 set di piatti da stare più o meno sui 350, 400, 450 euro, perché molti di voi molto spesso me lo chiedono, cioè mi dicono: mi fai vedere qualche piatto, qualche set di piatto senza spendere una fucilata, ma neanche piatti troppo economici. Voglio un qualcosa di intermedio, diciamo, cioè da poter suonare a casa tranquillamente, da poter anche portare live magari con la mia band, in modo tale da non avere appunto i piatti super economici che poi un po' si sente, ma avere dei piatti che posso già utilizzare in concerto, che posso già utilizzare se vado in studio di registrazione. Quindi oggi ho deciso di chiedere a strumentimusicali.net, ho i pacchi là, ma sono 3 pacchi un po' grandini, li prendo dopo, di mandarmi 4 set appunto di piatti più o meno da stare in quella fascia di prezzo lì, così almeno capiamo quali sono le differenze e più che altro potete capire qual è il vostro migliore set, che già vi chiedo di scrivermi nei commenti, non adesso, ovviamente quando lo sentirete. Quindi mi raccomando, arrivate fino alla fine del video. Oltre a questo vi chiedo di iscrivervi al canale, perché molti di voi non si iscrivono al canale, e se tutti quelli che guardano anche solo questo video si iscrivessero saremmo già più o meno a 50.000 iscritti, quindi molti di più di quelli che ci sono adesso. Quindi iscrivetevi, vi vedo che guardate i video ma non vi iscrivete, vi vedo, mentre vi vedo io mando la sigla e vado a prendere il primo kit di piatti, che non so quale sia, oggi andrò un po' a caso, ma comunque sigla, vado! Ah, eccomi qua! Partiamo da questo primo pacchetto qua con un set di piatti solo, poi vedrete che gli altri avranno dei pacchi anche più grandi. Il primo set è... Oh, che bello, sì! Volevo partire proprio da questo. Paist PST7. Come sapete, Paist è un marchio utilizzatissimo, perché ovviamente è un marchio molto bello. Quindi facciamo così, questo è il PST7, vado a togliere tutti i miei piatti e vado a inserire, vado a montare questi piatti qua. Arrivo subito. Ok, ho fatto quindi piatti montati, come avete potuto vedere. Qui ho tolto un Crash, perché questo set di piatti è composto solamente da Charleston, Crash e Ride, ma poi il Crash tornerà per un set dopo, vedrete. Comunque abbiamo 13, 16 e 20. Proviamo a sentirli e poi ne parliamo. Beh, sicuramente in confronto ai Paist di serie minori, serie più economiche, mi piacciono tanto di più, non tanto per la questione vabbè, aumenta il prezzo e quindi ti piacciono di più per forza, ma perché cambia proprio l'intenzione. Cioè, questi sono piatti molto più pastosi, di solito i Paist sono molto squillanti, questi invece... Sentite che hanno molta pastosità e sono più verso il basso come intonazione, anche il Crash. Il Crash mi piace un sacco, eh. Bello. Il Ride abbastanza spesso, a me di solito piacciono un pochettino più fini. Non è il massimo da crashare, diciamo, questo Ride, però come suono da Ride e come campana... Non è niente male, comunque. Devo dire che questo set qua mi piace. Non me l'aspettavo, perché pensavo fosse molto brillante vedendo Paist, vedendo il marchio Paist. Invece niente male, lega di bronzo, la lega di bronzo 2002 viene chiamata, in generale abbastanza bassi, belli presenti ma senza esplodere troppo come volume, quindi non troppo invadenti, diciamo, come suono. Proviamo degli altri,
non ve li faccio vedere, sorpresa, sorpresa. Eh sì ragazzi, sì, guardate qua che cosa è arrivato per la prima volta sul canale, porto piatti UFIP, e cioè gli UFIP Tiger, che sono un... ho deciso di usare questi perché ho visto il prezzo, ho visto un po' di cose, e dato che molto spesso questi UFIP sono un po' sottovalutati, più che altro questi Tiger qua, per, diciamo, la questione visiva soprattutto, voglio capire come funzionano. Ah, ecco, una cosa intanto che funziona bene è il fatto che abbiamo anche la borsa. Vediamo un po' questi Tiger, perché io forse li ho visti, ma non me li ricordo. Sinceramente, sicuramente non li ho mai suonati, quindi voglio provarli. Comunque, da vedere, a me piacciono un sacco. Sono veramente molto... yeah. Guardate qua. Dai, comunque sono fighi. Comunque sono molto fighi, hanno il loro perché. Adesso... proviamoli però, li monto, togliamo i pies, mettiamo gli UFI, facciamo cose, eccetera, dai che dobbiamo provare, dai. Dicevo, sicuramente sono i piatti più belli da vedere, comunque devo dire che fanno la loro figura. Sempre 14, 16, 20, questi non sono così versatili, nel senso non sono pensati da fare qualsiasi cosa. Pensate a quanto sono cattivi come colori, come finitura, eccetera, quindi sono principalmente... per il rock, hard rock, metal e tutta questa roba qua. Proviamoli e sentiamo. Allora, particolarità di questi piatti, sicuramente vanno bene per il rock, per il metal, eccetera, sentite che campana bellissima. Il ride devo dire che mi piace, eh. La campana è molto bella e molto invasiva, la campana, come il metal spesso vuole, ma i piatti non sono così invasivi come la campana, cioè sentite il crash. Charleston super secco, e comunque devo dire che appunto questi piatti utilizzati nel contesto giusto, secondo me, fanno la loro figura sicuramente, sia visiva sia sonora, perché appunto appena ho cominciato a suonare ho detto ma contestualizzati in quel mondo lì, nel mondo del rock, del metal, assolutamente sì, cioè provate a pensare che siano dei piatti metal, anche a piatti di fascia più alta, e questi secondo me competono molto bene. Assolutamente sì, assolutamente sì. In più sono questi made in Italy, perché UFIP, magari non tutti lo sanno, ma è una casa italiana, quindi super. Piatti belli, non me l'aspettavo, perché anch'io ero uno di quelli che diceva i Tiger, boh, ma bei piatti, mi piacciono. Adesso però andiamo avanti, passiamo agli Zildjian. Adesso vado a prenderli, smonto, faccio tutto con calma, ma voi vedrete tutto molto più veloce, quindi montato tutto. Non vi ho fatto vedere la scatola, se volete ve la faccio vedere la scatola, che comunque le scatole di Zildjian sono molto molto belle, eccole qua. Me l'avete chiesto in tanti, non li avevo ancora mai provati, gli S di Zildjian. Me l'avete chiesti perché tanti di voi mi hanno dato dei feedback super positivi su questi piatti. Come potete vedere, ho riaggiunto l'asta di prima, perché questo set costa un tantino di più, ma abbiamo 4 piatti, perché abbiamo 14, 16, 18 e poi 20. Proviamoli e poi vediamo che cosa succede. We'll be right back.
Allora, sicuramente il set è molto bello. Partiamo dalla cosa che mi ha convinto meno, però, il Charleston. Il Charleston è un master sound che non è niente male, perché a me i master sound piacciono. Il problema, secondo me, l'unico problemino di questo Charleston è un po' troppo secco quando lo chiudiamo. Proviamo a lasciarlo un pochettino più... così, molto bello. Chiuso, ha un po' quella, diciamo, quella frequenzina alta che a me non fa impazzire, però molto spesso io dico così, ma è anche una questione di gusti, perché a me, come sapete, piacciono i toni un pochettino più bassi e quindi in questo caso, tra tutti i Charleston che ho provato, è quello che mi convince meno, però ovviamente fa il suo. Crash molto belli. Più che altro devo dire molto versatili e anche al tocco sono belli fini, quindi mi piacciono. Ride. Facciamo fermare tutto. Ride molto versatile, devo dire, ha un suono molto molto versatile. Infatti è un medium ride, devo dire che il ride mi piace molto. In generale questi piatti qua hanno un volume e un sustain più rispetto agli altri. Gli altri erano un po' più asciutti come suono, questi aprono di più, proprio. A me piacciono molto i piatti che aprono in questo modo qua. Poi ovviamente dipende, suonati all'aperto si possono suonare tranquillamente, al chiuso potrebbero magari dare qualche problemino in più, però a me sinceramente piacciono, e io anche al chiuso ho sempre usato piatti un pochettino più aperti. Quindi questi S sicuramente molto belli comunque, e soprattutto abbiamo 4 piatti al posto di 3. Adesso andiamo con gli ultimi. Gli ultimi sono là e... allora, gli ultimi... eccoli qua. Allora, Sabian. No, magari lo apro dalla parte giusta, qui l'ho già aperto. Non potevano mancare Sabian, ovviamente. Sabian B8X. Allora, piatti ovviamente in... Lega B8, sempre 14, 16, 20, siamo tornati a 3 piatti. Proviamoli subito e poi ne parliamo, come abbiamo fatto fino adesso, che mi sembra la cosa migliore. Sicuramente il suono non è male, e soprattutto in contesti in cui abbiamo bisogno di un suono secco, come nei primi 2 set di piatti. Fanno loro di sicuro, perché ad esempio questo Crash va avanti ovviamente il suono, però si stoppa abbastanza in fretta, quindi per questo sono veramente super. E poi la cosa interessante di questi è proprio il fatto di quanto sono secchi, non tanto come sustain, ma in generale, soprattutto il Charleston. Se facciamo una cosa del genere, quando lo apriamo o quando lo suoniamo chiuso, è secco, ma senza quel suono del metallo. Quindi mantiene un po' comunque la pastosità che a me piace. Thank you.
anche Ride non è male, più che altro in questo caso la campana è il contrario di quella dei Tiger, cioè non è per niente invadente, sentite. Abbiamo un pochettino più di volume, ma senza ting ting ting, proprio da metal come come i piatti della Tiger. Quindi, in generale, comunque, questi sono dei buoni piatti. All'inizio, quando li ho provati, come avete potuto vedere, ho detto, sono quelli che mi convincono meno. Forse tra tutti i set è così, però hanno un po' di cose da dire questi piatti qua. Soprattutto se suonassi al chiuso, solo al chiuso, non lo so perché, ma solo al chiuso, nei locali piccoli, forse questi sarebbero quelli che utilizzerei. Devo dire che per questa cosa qua vanno molto bene. Allora, ho provato tutti questi quattro piatti qua. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere la vostra classifica, che adesso vi dirò la mia. Ma scrivetela già nei commenti. Mettete in pausa questo video e scrivetemi la vostra classifica dal primo al quarto. Qual è in ordine quello che vi è piaciuto di più, quello che vorreste avere, quello che avete. Scrivetemi un po' di cose. Per quanto riguarda la mia classifica, al quarto posto metto i B8X, come vi ho detto alla fine, più per una questione di tipologia di suono, perché è quella che tra tutte mi sembra meno professionale, tra virgolette, come livello. Sicuramente funzionano bene, come ho detto, anche lo usassi nei localini, probabilmente utilizzerei questi tra i quattro possibili, ma se devo fare un confronto sono quelli che mi hanno convinto un pochino meno. Poi, allora, metterei in realtà terzo e secondo posto insieme i... Non so come farla sta classifica, sinceramente, perché è difficile. Perché, allora, i Tiger mi piacciono molto, veramente tanto, per quanto riguarda il metal. Perché è il piatto, comunque, ancora, tra virgolette, economico, giusto per suonare metal. Se suonate metal, se suonate hard rock, vi consiglio i Tiger. Se volete un qualcosa di più versatile, andate su Zildjian. Perché, in generale, avete un piatto in più, quindi potete avere qualche sonorità in più. E come suono potete fare dal rock al jazz, al funk, potete fare tutto con quei piatti lì. Se invece vi piacciono piatti un po' più scuretti e una sonorità un pochettino più cupa, allora vi consiglio di andare sui Paist PST7, perché mi sono piaciuti veramente tanto quei Paist. Non riesco a farvi una classifica, ragazzi, perché metterei primo a pari merito questi forse come quarti, e poi gli altri se la giocano perché hanno troppe caratteristiche diverse, quindi non riesco a... ci ho provato, ho detto facciamo una classifica, ma in realtà non riesco bene, sono tutti veramente dei bei piatti, questi compresi, anche se li ho messi al quarto posto, questi compresi, per tutte le varie caratteristiche che hanno che vi ho detto prima, ma gli altri non ce la faccio, quindi fatemi sapere i vostri gusti, ancora di più di prima vi dico, fatemi la classifica dei piatti che vi sono piaciuti di più, fatemi sapere se ci sono dei piatti che avete. Oltre a questo, io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net che, come al solito, mi permette di fare tutte le prove che voglio. Volevo provare 4 set di piatti, li ho ordinati, mi sono arrivati 4 set di piatti, quindi grazie mille strumentimusicali.net. Vi ricordo che tutti gli articoli, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ovviamente. Vi ricordo che se volete diventare miei allievi, vi lascio qui sotto il link che vi riporta ai miei corsi, ce ne sono già un bel po', quindi vedete se c'è qualcosa che fa il caso vostro. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!